la revoca di licenziamento. Consentire alle persone in stato di marginalità di uscire dall'assistenzialismo e camminare sulle proprie gambe attraverso l'avvio al lavoro è l'obiettivo della rete messa in campo dal Comune di Roma. Simona Burattini. Nasce Retis, una cabina di regia del Comune di Roma che aiuta i più deboli a ritornare attivi e autonomi. La struttura capitolina collega il mondo produttivo, le associazioni imprenditoriali, gli enti di formazione professionale con le persone più fragili che vogliono essere autonome rimanendo fuori dalla logica dell'assistenzialismo. Una volta incrociate le informazioni, il programma prevede l'inserimento dei soggetti attraverso un periodo di formazione. I primi due progetti sono stati creati con la collaborazione di Confcommercio e AMA per lavori nell'ambito del decoro urbano e della raccolta di rifiuti ingombranti. Il fondo per la rete di inclusione sociale ammonta a 700.000 euro. Le persone in stato di bisogno si cercherà di rintracciarle, qui molto importante la collaborazione di tutte le associazioni di volontariato, le associazioni cattoliche, le parrocchie, e spesso colui che sta in stato di bisogno non sa neanche quelle che sono le opportunità. Il nostro compito è intercettarli e dargli una possibilità concreta. Con Retis anche i nomadi che nei campi ora sgomberati svolgevano attività a volte illegali per il sostentamento potranno trovare un'alternativa. Con la nuova struttura il Comune di Roma, sottolinea Alemanno, offrirà una via di uscita a tutte le persone emarginate.